questo rush finale della passata programmazione abbiamo voluto destinare un bel po' di risorse proprio alla filiera zootecnica, in particolare la filiera bufalina, con due tipi di intervento. Un primo intervento che è classico, ovvero sia la ristrutturazione dei presidi produttivi, delle stalle, delle sale di mungitura, per consentire, come dire, in una ipotesi che abbiamo posto sul tavolo, il raggiungimento di quella che è la fattoria perfetta, prevedendo aree specifiche per l'isolamento di animali magari non in ottima salute, o aree per la rimonta, zone di mungitura molto ben servite. Quindi questo è il primo intervento: paddock coperti per evitare lo sviluppo e la diffusione di tante malattie, quali soprattutto la brucellosi e la tubercolosi. E il secondo intervento invece è una sorta di scommessa che vogliamo mettere sul tavolo. Gli ultimi tempi ci hanno fatto capire quanto sia importante il discorso energetico, e benché noi non operiamo con questa misura per la produzione di energia, sicuramente è una misura che, come effetto collaterale, può avere una capacità di alimentare, di sostenere le esigenze dell'impresa zootecnica. Ma l'obiettivo principale di questa nuova tipologia di intervento è legato all'abbattimento dell'azoto, per ridurre il carico di inquinanti nelle aree ZWN, che sono numerose, in quanto l'aumento del carico di bestiame ha determinato un ampliamento delle aree cosiddette vulnerabili ai nitrati. Per recuperare questi territori, dobbiamo fare in modo che i reflui zootecnici siano impoveriti dell'azoto che loro contengono, e quindi andiamo a finanziare impianti di digestione, che sarebbero gli impianti che producono energia, e impianti chimici, chimico-fisici o biologici, che determinano invece l'abbattimento dell'azoto, per arrivare poi a un prodotto finale che può essere utilizzato molto bene come concime o ammendante dei terreni. Quindi diciamo che in questa misura noi vediamo, da una parte, la riduzione del carico degli azoto negli effluenti zootecnici, che è la priorità ambientale che più ci sta a cuore, la possibilità delle aziende che fanno questi impianti di potersi autoprodurre l'energia necessaria per le attività e i processi produttivi che sono al loro interno, e terzo, produrre concime, materiale che può essere utilmente utilizzato per i terreni.